Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e bentrovati a questa nostra ultima settimana estiva con la nostra trasmissione diretta Versilia, perché a partire dalla prossima settimana inizia il palinsesto estivo e questa trasmissione riprenderà poi, come sempre succede, a settembre. Dunque, ultima settimana, iniziamo subito trattando un argomento di grandissima attualità e molto dibattuto in questi giorni sulle cronache dei giornali e sulle televisioni. Di che cosa parliamo? Parliamo del diritto alla vita. Nostro ospite in studio, Riccardo Domenici, psicologo, psicoterapeuta, responsabile scientifico dell'Associazione Centro per la Famiglia di Viareggio, centro che organizza per il prossimo settembre un convegno dal titolo In bilico tra il diritto di vivere e il diritto di morire, opinioni a confronto su cure palliative, testamento biologico, suicidio assistito e eutanasia. In questi ultimi giorni abbiamo visto molte prese di posizione da parte della politica, della scienza, dei critici a proposito di quello che è successo quando alcuni nostri concittadini, connazionali, hanno deciso di farsi accompagnare in Svizzera per togliersi di torno una volta per tutte il grande tormento della sofferenza. Allora, Riccardo Domenici è nei nostri studi, grazie intanto per aver accettato questo nostro invito. Allora, perché questo convegno? Ma è come dicevi tu, Massimo, è un argomento che viene dibattuto in questo momento con grandi discussioni, con molto calore, con molta enfasi. Ma noi come associazione abbiamo pensato che, come succede spesso quando ci sono questi dibattiti con questa enfasi, con questo calore, magari si fanno queste discussioni su base di principio, su idee, su preconcetti o religiosi o di altro tipo, e non ci si basa mai su conoscenze, su presupposti scientifici, su presupposti che lasciano vedere o capire quello di cui si sta dibattendo. Allora, noi abbiamo pensato a un convegno nazionale di grande importanza, che dibatta queste cose, ma non le dibatta su presupposti, preconcetti, su idee, su ideologie, ma su basi scientifiche. Ecco, quindi qual è il suo obiettivo? L'obiettivo è quello di parlare un linguaggio scientifico però comprensibile a tutti, perché questo convegno, diciamocelo subito, è aperto a tutti, non agli addetti ai lavori, a tutti. E quindi, utilizzando un linguaggio comprensibile e che possa essere capito da tutte le persone che verranno, però esprimendo concetti scientifici di grande importanza, di grande livello, coloro che verranno, che sono tutti professori e studiosi di grande rilievo, poi ne faremo alcuni nomi, queste persone verranno e scientificamente, utilizzando argomentazioni scientifiche, definiranno le varie questioni. Che differenza c'è tra l'eutanasia e un suicidio assistito? Ce lo spiegheranno. Che differenza c'è tra una cura palliativa e un accanimento terapeutico? Ce lo spiegheranno. Che differenza c'è tra l'interruzione delle cure che tengono in vita le persone, mi riferisco alla possibilità della respirazione o del nutrimento fatto in maniera diversa, ci spiegheranno come, cosa vuol dire. E allora ce lo spiegheranno magari il primario
del reparto della rianimazione, e del, cioè della, mi scusi, della riabilitazione di Viareggio, della Versilia, che è uno dei centri più importanti in Italia, questo magari va anche detto, per la Versilia uno delle nostre eccellenze è proprio questa, la riabilitazione. Noi abbiamo un primario importante e questo primario ci verrà a spiegare tutte queste cose magari. Così come il professor Malacarne dell'Università di Pisa ci verrà a spiegare dal punto di vista medico-bioetico che cosa vuol dire l'eutanasia, e si confronterà con chi non è d'accordo con l'eutanasia, come per esempio il frate medico Fagioni, che è un ottimo medico e che ci spiegherà le sue ragioni, che sono diverse da quello del professor Malacarne. Avremo delle discussioni su argomenti scientifici e non avremo battibecchi che non servono a nessuno. Quindi certo, questo da un punto di vista scientifico. Poi ascolteremo il dramma di tutti quei familiari che fanno parte di associazioni, faccio un esempio, la Luca Coscioni, l'ASPA di Firenze, che affrontano i problemi e li toccano tutti i giorni. Che cosa ha voluto dire per loro affrontare certi problemi? Su posizioni diverse, per esempio la Luca Coscioni è sicuramente favorevole all'eutanasia, visto che accompagna, quando le viene richiesto, le persone al suicidio assistito che si fa in Svizzera. Magari l'associazione ASPA, che ha i familiari delle persone che sono, per sintetizzare, per far capire a tutti, in coma neurovegetativo e che non sono d'accordo con l'eutanasia, magari ci spiegheranno le sofferenze che provano loro con i loro parenti che sono in questo stato. Professor Luca Visentin, che è un ottimo neurologo e fisiatra, ci spiegherà magari la sua teoria secondo la quale chi è in coma neurovegetativo ha un suo modo di comunicare che va capito, che è più istintuale, più, cioè non è una modalità consapevole di comunicazione, ma c'è una comunicazione che viene fatta da emozioni, da istinti, da cose particolari, e lui ci spiegherà che cosa intende e magari capiremo anche questo. Ecco, Riccardo, una curiosità. La politica, abbiamo sentito dal punto di vista scientifico come si muove la scienza. La politica che cosa ha fatto, che cosa sta facendo su questo argomento? Cioè, si discute, come sempre in Italia, si discute, si discute, si discute. Io credo che poi si deve arrivare a un punto di prendere delle decisioni. E le decisioni non si prendono né da un punto di vista ideologico, né seguendo, secondo me, l'andazzo del momento, no? Salendo sul carro che in quel momento ci sembra il carro dei vincitori, ma ascoltando, affrontando i problemi e dando delle risposte su basi scientifiche, su basi etiche, su basi morali. Ma il compito della politica è quello sempre di affrontare, secondo me, poi ognuno ha le sue idee, di affrontare i problemi in base alle esigenze che ci sono. Perché vedi, Massimo, una famiglia che arriva a dire voglio fare l'eutanasia al mio parente, non è che faccia una scelta così semplice, no? In cui uno penso è un dramma, no? È un dramma. E si arriva lì dopo un dramma di vita vissuta, no? Una persona che chiede di morire non è che lo chiede perché a un certo punto dice ma sai com'è, oggi non so quel che fa, chiedo di no. Lo chiede perché sta vivendo delle sofferenze atroci. E allora bisogna dare risposta alla sofferenza, così come bisogna, come la politica deve dare risposta a quelle famiglie che si sobbarcano il pensiero. Perché vedi, qui si ragiona, no? Tutti.
Allora, esiste una cosa molto semplice. Si va in un ospedale perché c'è un parente che per ragioni particolari entra in uno stato di coma neurovegetativo, che sono tutti bravissimi quelli dell'ospedale, io conosco molto bene la questione per esperienze personali, poi arrivi a un certo punto che viene detta una parola che è disarmante. La parola è: il paziente è stato stabilizzato. Da quel momento il paziente, teoricamente, viene dato alle famiglie e gli dicono: d'ora in poi pensaci te, perché noi più di così non si può fare. Ma attenzione, dire una cosa del genere a una famiglia vuol dire stravolgerla una famiglia, vuol dire creare che questa famiglia si trova ad avere tutta una serie di problemi che magari noi, normodotati, che non abbiamo questi problemi, non pensiamo nemmeno, no? Ti porto un esempio molto semplice. Una famiglia che ha un paziente di quel tipo lì magari si trova a dover adattare una camera come se fosse una camera di ospedale, con l'ossigeno, con la cannula per farlo mangiare, deve imparare come si fa a farlo mangiare attraverso le cannule, come si assiste, come si pulisce, come si lava, come si può muovere, spostare, e se vogliamo portarlo fuori, perché è importante anche portarlo fuori, ci vorrà un ascensore, se non c'è un ascensore bisogna fare un ascensore esterno, se vivi in un appartamento sono tutte problematiche enormi che una famiglia deve affrontare. Ora, se è una famiglia che le può affrontare perché ha delle capacità finanziarie tali che gli permettono di affrontarlo, ora non per fare un esempio, e speriamo che non sia così, ma insomma per quanto sia saputo, se è una famiglia come la famiglia di Schumacher, forse i problemi si affrontano, non dico bene, perché per carità, con tutto rispetto per il grandissimo campione, tutta la solidarietà a quello che sta vivendo, ma se è una famiglia di gente normale, non dico di povera gente, perché lì siamo nel dramma più assoluto, ma di gente normale. E noi abbiamo una situazione, abbiamo delle persone che si trovano a dover affrontare delle situazioni impossibili. Allora, lo Stato che cosa fa per aiutarle? Perché anche loro vivono un dramma, no? Allora, ecco, questo è l'argomento che si vogliono, tra gli altri, dibattere con le associazioni. Che mi venga uno e mi dica: no, noi non siamo favorevoli all'eutanasia, oppure un altro mi arriva e mi dice: no, siamo contrari, perché... Cioè, quali sono i problemi? Come esatto. Si possono affrontare? Esatto. Questo è il convegno. E perché questo dramma l'affronta sia chi è favorevole all'eutanasia che chi è contrario. Allora, se ne riparla subito dopo. Ora facciamo un brevissimo stacco pubblicitario e poi, vista l'importanza di questo argomento e le tematiche che questo argomento raccoglie, ne continueremo a parlare, ad analizzare e approfondire insieme al dottor Riccardo Domenici, psicologo, psicoterapeuta, responsabile scientifico dell'associazione Centro per la Famiglia di Viareggio. Linea alla regia. Seconda parte di Diretta Versile, il nostro ospite oggi, il dottor Riccardo Domenici, psicologo, psicoterapeuta, responsabile scientifico dell'associazione Centro per la Famiglia di Viareggio, che a settembre organizza un convegno interessantissimo dal titolo In bilico tra il diritto di vivere e il diritto di morire, opinioni a confronto di grandi esperti, tra l'altro, su cure palliative, testamento biologico, suicidio assistito ed eutanasia.
Ringraziamo intanto coloro che soltanto ora si mettono all'ascolto della trasmissione e ribadisco ancora una volta l'importanza di questo tema. Prima però di parlare di qual è la coscienza degli italiani su questo argomento, andiamo ad occuparci di un aggiornamento di cronaca. Stamattina è iniziato l'abbattimento dei chioschi chiusi o chioschi che non hanno pagato l'affitto su decisione dell'amministrazione di Viareggio. Vediamo il servizio. Non ci sono più appelli. I chioschi chiusi da tempo nel mercato di Piazza Cavour a Viareggio o non in regola oggi verranno rimossi dall'area del demanio comunale in cui si trovano. Si recide un pezzo della storia di Viareggio, segno delle epoche che cambiano e di un commercio che ha nuove esigenze, ma anche segno della trascuratezza degli uffici comunali che per anni non hanno riscosso gli affitti dovuti al comune dai concessionari. Stamani è iniziata la rimozione. Ma la colpa non è dell'amministrazione. Perché quando uno abita in un appartamento, in una casa privata, dopo 2 mesi che non paghi l'affitto ti mandano fuori. Qui il 70% non paga e sono dentro. Come si spiega questa cosa qui? Una volta ripulita l'area interessata dalle demolizioni dei chioschi non in regola, si terrà conto dei contenuti non chiarissimi della delibera dello scorso maggio che prevede una riorganizzazione totale del mercato storico di Viareggio. Ancora non è chiaro chi dovrà ristrutturare l'intera area e come, ma l'amministrazione del Ghingaro sembra avere chiaro il da farsi. E i commercianti del piazzone, dopo l'abbattimento dei primi chioschi, temono un ulteriore impoverimento del mercato storico o un'opportunità? Io spero che questo qui sia un segno di una rinascita, una cosa nuova. Speriamo che si sviluppi qualcosa di concreto di quello che ci dicono. Perché peggio di così non credo che si possa andare. Sicché con queste banche qui che vengono eliminate, le cose vecchie che vengono eliminate, c'è delle prospettive nuove, si spera in un futuro migliore. Speriamo che l'amministrazione abbia un programma poi per il futuro, per destinare questa piazza a una nuova idea. Eccoci nuovamente in studio con il dottor Riccardo Domenici, psicologo e psicoterapeuta. Abbiamo parlato delle scelte e dell'analisi che sta facendo la politica su questo delicatissimo tema. E gli italiani che sono divisi fra credenti, agnostici, religiosi, che cosa pensano? Ma sai Massimo, al di là delle posizioni estreme, posizioni così, no? Perché l'integralismo c'è, no? Da una parte e dall'altra, quello per carità c'è sempre. Gli integralismi purtroppo sono il grande dramma della nostra umanità tutta, perché gli integralismi ci sono nel mondo arabo, ma ci sono nel mondo cattolico, nel mondo cristiano, sono da tutte le parti. E gli integralismi non servono, non sono mai serviti, mentre serve il dialogo. Però anche qua abbiamo delle posizioni integraliste a volte. Ma io credo che stia succedendo un po', per fare un richiamo storico, se mi è consentito un attimo, certo, quello che è successo per esempio nel divorzio, no? Quando si fece grandi dibattiti, referendum, grandi discussioni, il mondo cattolico che prendeva posizione, il mondo non cattolico altro. Quando si arrivò in fondo poi alla votazione, al referendum, ci si rese conto che il divorzio passò in via trasversale, perché molti cattolici votarono a favore del divorzio. Ecco, io credo che anche in queste situazioni, no, ci sia, le posizioni siano entrambe. Vorrei chiarire questo concetto, perché sennò magari vengo preso per uno che è schierato da una parte. Io ho le mie idee, però quelle per ora me le tengo per me. Io credo che entrambe le posizioni, sia chi è favorevole a politiche più estreme che chi è contrario a queste politiche più estreme sul tema dell'eutanasia, del suicidio assistito e compagnia bella, dell'interruzione delle cure e compagnia bella, sono persone che hanno posizioni trasversali, cioè tu troverai il cattolico favorevole all'eutanasia e troverai il non credente contrario all'eutanasia. Cioè troverai in entrambi le posizioni
delle persone che ideologicamente magari potrebbero far presupporre che sarebbero dall'altra parte. Perché questo? Ma questo è dovuto probabilmente a esperienze vissute, è dovuto a un'apertura al dialogo e un ascolto al dialogo, per cui magari sia in un senso che nell'altro si ascoltano le posizioni dell'altro e ci convincono di più, magari, è dovuto a tante ragioni. Magari è dovuto anche alle spiegazioni scientifiche delle cose, che magari ti dicono una cosa o un'altra. Io credo che questa trasversalità sia positiva, ma quello che mi auguro che questa trasversalità nelle posizioni, nelle idee, nei convincimenti, permetta anche un dialogo. Perché se si dialoga, forse si trova la risoluzione migliore. Se si va avanti perché si cavalca il cavallo che in quel momento tira di più, per esempio per la politica, o perché magari e si fa un discorso populista, che oggi va tanto di moda questo termine, diciamolo, allora forse si rischia di fare cattive leggi, che poi dopo magari, vedi gli ultimi referendum, gli italiani sono costretti a correggere con i referendum. Allora, questo convegno ha anche questo compito, no? Di chiarire le posizioni, di fare chiarezza, e di permettere una discussione basata non sulle ideologie, sulle convinzioni religiose o no, perché ci sono anche le convinzioni non religiose, ma basata sul buonsenso, sulla scientificità delle cose e nell'interesse delle persone che vivono il dramma, che sono i pazienti e che sono i familiari. Non nell'interesse di chi il dramma non lo vive, ma che si permette di pontificare senza ascoltare. Ecco, io mi auguro che la politica ascolti una volta tanto, perché mi sembra che ultimamente ascolti poco. Esatto. Un altro grande evento nato a Viareggio, emigrato per un periodo di tempo a Massarosa, rischia, o meglio, non rischia, quest'anno non si terrà nella nostra zona della Versilia, ma emigrerà forse a Lucca, forse a Livorno. Parliamo del trofeo internazionale di nuoto Mussi Femiano Lombardi. Vediamo. Il patron del meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardi Femiano Giovan Battista Crisci ha comunicato che la 41esima edizione, anche se già inserita fin dallo scorso mese di gennaio nel calendario internazionale, non si svolgerà nel territorio versiliese. Il sindaco di Massarosa Franco Mungai, sollecitato da Crisci, ha inviato un breve comunicato nel quale sottolinea che l'amministrazione comunale ha provveduto ad incontrare in varie riunioni il gestore della piscina, la SSD Acquatica, che a causa di una diversa organizzazione degli eventi presso l'impianto comunale Frati non c'è la disponibilità ad ospitare la manifestazione. Un'altra eccellenza, quindi manifestazione sportiva versiliese, lascia questo territorio. In questo momento Crisci ringrazia il sindaco Franco Mungai e l'amministrazione per la collaborazione offerta negli ultimi anni e anche per questo anno in corso, nel quale ha cercato di raggiungere l'obiettivo comune di far svolgere nella piscina di Massarosa la manifestazione. Purtroppo Viareggio non ha la disponibilità di una piscina e quindi senza dubbio il rammarico in Crisci c'è, che deve trovare altre soluzioni. Al momento Lucca e Livorno sono le due sedi ipotetiche dove il meeting può effettuarsi nei giorni dal 17 al 19 novembre, che sono le date che sono già comunicate. Bisognerà vedere se Crisci riuscirà a materializzare la disputa del meeting fuori dalla Versilia
Sila, ma quello che è la realtà è che è un'altra sconfitta sportiva, ma non solo, anche dal punto di vista della politica locale, che ha fatto andare via una manifestazione intitolata alla memoria di 3 poliziotti purtroppo barbaramente uccisi in un conflitto a fuoco con dei banditi. E allora vediamo anche, prima di chiudere, l'altro servizio. Niente da fare per il Centro Giovani Calciatori. Sulla pista di Lodi è andato definitivamente a casa. La finale sarà tra il Lodi e il Forte dei Marmi. Vediamo perché. Il Lodi si è aggiudicato gara 5, raggiunge il Forte dei Marmi nella finale scudetto e inizia questa avventura mercoledì sera alla Pala Castellotti. Ha superato infatti il Centro Giovani Calciatori con il punteggio di 4-2. L'inizio della gara è in ritardo di 15 minuti per l'arrivo in ritardo della squadra del Centro Giovani Calciatori, che si è trovata coinvolta in un incidente in autostrada durante l'arrivo a Lodi. L'avvio della gara vede subito la formazione di Resende andare in gol con un'azione personale di Platero al 7-10 che supera Barozzi. Il 2-0 arriva al 21esimo con uno scambio in area veloce tra Cocco e Platero, con quest'ultimo che devia in rete. Il Centro Giovani Calciatori questa volta risponde meglio alle conclusioni in porta e trova il gol del 2-1 con Muglia al 23:08 prima dell'intervallo. Nella ripresa due colpi di classe di Verona, tiro dal limite dell'area di Ambrosio, alza e schiaccia davanti ai Barozzi, regalano il 4-1 al pubblico molto numeroso del Pala Castellotti. Il Centro Giovani risponde subito al quinto con un tiro di rigore di Costa che porta il punteggio sul 4-2. Poi ci sono due cartellini blu per Costa, pali e occasioni da ambo i lati, superiorità numeriche non sfruttate, soprattutto l'ultima 3 minuti dalla conclusione del Centro Giovani che non viene sfruttata. Finisce 4-2 per la gioia del pubblico locale, il Centro Giovani non sfrutta un tiro diretto con Rubio nella finale per un possibile 4-3, la speranza di riaprire la partita. Sarà quindi ancora Forte Lodi, la finale scudetto del campionato italiano, al meglio delle 5 gare, la prima, come detto, mercoledì di nuovo al Pala Castellotti. Bene, manca una manciata di secondi alla fine della nostra trasmissione. Qual è il compito degli assistenti sociali in queste situazioni di grande difficoltà per le famiglie? Il compito dei servizi sociali è sempre quello di venire incontro alle famiglie, di vedere come aiutare le famiglie. Ora, abbiamo visto dei servizi, no, che dimostrano una cosa, no? Che le nostre amministrazioni, per esempio qui, non sono in grado di aiutare più nessuno. Perché bisogna pagare i debiti. Con questo discorso qui si fa più poco e nulla sul livello sociale. I nostri assistenti sociali, gli operatori del sociale, devo dire che stanno facendo cose incredibili, perché con niente cercano di fare il possibile. Certo è che queste famiglie vanno aiutate. Bisognerebbe trovare il modo di aiutarle. Bisognerebbe capire che dove c'è sofferenza, uno dei compiti della politica, ma uno dei compiti di chi si cura del sociale, è quello di aiutare. Dovrebbero essere le associazioni di volontariato a fare tutto questo? Forse. Ma è giusto che il volontariato vada sempre a coprire là dove ci sono le carenze della politica? Su questo si potrebbe discutere, magari sarebbe interessante un dibattito. E magari lo facciamo. Allora vi ricordo, a settembre, esattamente il giorno 23 di settembre, dalla mattina alle 9 alla sera, con grandissimi interventi, poi faremo le locandine, le faremo vedere, certo. E mi auguro che magari a settembre, quando riaprirà la trasmissione, mi rinviti, certo. Col programma definito, con tutti gli orari, con tutte le cose.
Io ringrazio molto il dottor Riccardo Domenici, psicologo, psicoterapeuta, responsabile scientifico dell'Associazione Centro per la Famiglia di Viareggio, perché è venuto a trovarci oggi e ha introdotto un argomento che credo sia di grandissima attualità e che merita molta, molta attenzione, non soltanto nella città di Viareggio, ma a livello nazionale, ma in modo particolare che sia una volta tanto la politica a fare chiarezza su una esigenza che si sente ogni giorno più forte. Noi ci vedremo puntuali domani alla solita ora. A tutti un buon proseguimento di pomeriggio. Buonasera.